Ciao a tutti, come va? Spero bene. Oggi siamo all'aperto. Voglio accennare ad un libro, questo, ve lo faccio vedere meglio. È uscito da pochissimi giorni in libreria ed è un libro assolutamente da leggere. Innanzitutto perché Umberto Eco è stato un maestro, uno dei più importanti filosofi e semiologi italiani. E soprattutto perché in questo libro sono affrontati e raccontati tutta una serie di argomenti come la bellezza, la bruttezza, l'assoluto relativo, l'invisibile, il segreto, i paradossi e gli aforismi, con leggerezza. È un libro che si legge bevendo un paio di caffè e magari bevendo un buon rum. E parla anche delle rivelazioni sul segreto. Ne fa un excursus. Umberto Eco aveva parlato di questo argomento in altre occasioni. E fa una citazione che secondo me è importante, soprattutto per quanti vogliono avvicinarsi alle scienze ermetiche, all'esoterismo, alla massoneria, Rosacroce e quant'altro. E cita Ja'far al-Sadiq, che è stato il sesto imam. La nostra causa è un segreto dentro un segreto, il segreto di qualcosa che rimane velato, un segreto che solo un altro segreto può spiegare, un segreto su un segreto che si appaga di un segreto. Ecco, al di là di tutte le considerazioni sulla riservatezza e sul segreto che non sono proprie della nostra epoca, dove attraverso i social e quant'altro mettiamo in piazza anche il caffè che stiamo prendendo al mattino o quante volte andiamo in bagno. I segreti, se sono veramente segreti, non possono essere disvelati, ma possono essere solo colti da chi si avvicina ad essi, e in particolar modo ai segreti custoditi all'interno di un simbolo. Tutti gli altri, tutti coloro che a buon prezzo vi dicono che possono svelarvi un segreto, probabilmente stanno cercando di appagare o il loro ego o di spillarvi dei soldi. Alla prossima, ciao!